Allora, terminiamo questa piacevole conversazione a futura memoria con un fatto eclatante. E ti chiedo, che cosa si prova a ricevere in qualità di sindaco un papa? Sono onesto, una sensazione, una cosa che non ho mai provato nella vita. Descrivere la situazione psicologica in quel momento, dover fare un discorso alla presenza del Santo Padre, era una cosa che praticamente ero molto preoccupato, perché dicevo non so se sarò né all'altezza né adeguato alla bisogna, e mi feci comunque coraggio, come si suol dire, se mi avessero punto, va bene, nella parte posteriore del mio corpo non l'avrei neanche sentito la puntura, e quindi una meraviglia, una gioia che porterò per tutta la vita, e da qui il ricordo che, come hai visto, è sulla mia scrivania. Feci il discorso prima ancora di entrare in cattedrale, dove attualmente, dove era allora ed è ancora attualmente la pelletteria Corazza, va bene, sulla piazzetta, va bene, e praticamente il Papa, subito dopo il mio saluto, per ringraziarlo della sua presenza e partecipazione, era l'8 settembre, in ricordo praticamente della distruzione di Frascati nella Seconda Guerra Mondiale, e mi ringraziò per le cose che gli avevo indirizzato, e praticamente proseguimmo e ci fu la liturgia ecclesiastica presso la cattedrale. All'uscita, quando tutta la gente stava andando via, io mi ero sotto nella piazza San Piero, fermato un attimo con il titolare della gestione dell'Reficeria Privitera, che aveva fuso le chiavi d'oro che poi diedi prima ancora avevo dato al pontefice, ed ero a parlare con lui. Mi si avvicinò un prelato che all'epoca era soltanto un assistente del Santo Padre, e che poi divenne cardinale di Cracovia, è divenuto cardinale di Cracovia. Mi disse: signor sindaco, sono qua perché il Santo Padre mi incarica. Io queste parole le ricordo sulla pelle, nella mia carne. Il Santo Padre mi incarica, al di là del saluto che le ha fatto pubblicamente sull'altra piazza, incarica mi incarica di salutarla e ringraziarla per le sue nobili parole usate nell'intervento. Veramente complimenti. Il Santo Padre quindi l'aveva incaricato dicendomi per le nobili parole, cioè, che io ho usato nei suoi confronti come termine di ringraziamento. E questa è una cosa che me la porto dietro per tutta la vita, e quindi mi disse tra di me, fatto, allora ce l'ho fatta, tant'è che il discorso fu pubblicato nell'Osservatore Romano, nella pagina centrale dell'Osservatore Romano, e dato in diretta dalla televisione italiana, e fu trasmesso dalla Radio Vaticana. E mi chiamò, mi ricordo, l'allora professor Corazza, papà dell'avvocato Corazza, che mi disse a casa, mi telefonò e mi disse: Vincenzo, apri Radio Vaticana che stanno trasmettendo il tuo discorso. Questa era la sera, nella serata, nel pomeriggio di quella famosa giornata. E poi ricordo anche un altro personaggio, ma da sindaco, la visita allora mio grande presidente, l'onorevole Pertini, praticamente in qualità come sindaco di Frascati, fu ricevuto al Quirinale, va bene, ho partecipato anche alle famose, non solo
alla famosa festa del 2 giugno nei giardini del Quirinale, ma proprio là come cerimoniale, va bene, il sindaco fu praticamente ricevuto dal presidente Pertini. Per poi ricordare Pertini, ecco, una delle più grandi negatività del mio mandato è la morte del bambino Alfredino. Alfredino. Là ricordo anche la presenza dell'allora sempre Presidente della Repubblica, che io accompagnavo dalla sua macchina al punto centrale dove c'era la fossa, e durante le serate era la moglie che lo chiamava telefonicamente affinché si recasse a casa, e lui rispondeva anche in maniera arrabbiata: ma che cosa dici, io sono il presidente e devo restare qua. Poi ricordo l'ultima cosa che ricordo, e che quindi si sappia, allora erano i giorni in cui era stato incaricato, ma ancora non era divenuto praticamente presidente del Consiglio, l'allora membro del Partito Repubblicano, Spadolini. E allora chiese a Maccanico, che era seduto insieme con me nella macchina, va bene, che stavamo, intanto si faceva riposare Pertini durante la nottata, cioè una di quelle sere ebbe a dire a Maccanico, che era il segretario particolare, che cosa si dice praticamente i politici di questo mio preincarico dato a Spadolini. Presidente, è un macello, mi ricordo la parola, macello, perché ci sono grandissime ostilità, soprattutto dal Partito Socialista. Non dico la parola che disse, ma questi non hanno capito nulla, che io sono il Presidente della Repubblica, sono io, e fino a quando sono Presidente della Repubblica si fa ciò che dico io. Sarà Presidente della Repubblica Spadolini, cosa che avvenne all'epoca anche contro Presidente del Consiglio. Di presidenza di un Consiglio di un socialista, va bene? Io ti ringrazio per questo pezzo di storia frascatana che consegniamo a futura memoria, e chiudiamo con la stessa inquadratura con la quale abbiamo iniziato.